Presentati. Sono Gioele, faccio volontariato con i ragazzi disabili d'estate, facciamo soggiorni estivi di vacanza per ragazzi disabili con l'associazione che si chiama DUM di Insieme Man da circa 6 anni. Sono Francesca e faccio parte di Libera, un'associazione contro le mafie. E noi diciamo sempre che ci sono due tipi di antimafia, cioè l'antimafia delle istituzioni, che è quella che è fatta dalla polizia, e l'antimafia sociale, che è quella che facciamo noi, quindi ci occupiamo di sensibilizzare la popolazione. E lo faccio da 2 anni a Udine. Sono Cristina, sono un'animatrice del progetto Giovani Pozzuolo, che è un centro di aggregazione dove ragazzi della nostra età fanno delle animazioni per i bambini, e sono ormai dentro questa realtà da 6-7 anni. Mi chiamo Shuami, faccio volontariato nelle strutture per anziani e attualmente sono presidente dell'associazione giovanile Omaro. Ci occupiamo delle strutture di Udine, Cervignano e anche Codroipo. Mi chiamo Elisa, sono una scout, sono animatrice da 4 anni e grazie alla scuola ho avuto la possibilità di fare volontariato alla mensa della Caritas a Udine. Ciao, sono Ilda, ho 23 anni, non sono una studentessa, però ho da sempre fatto tantissimo volontariato all'animatrice, ho lavorato in Caritas e tante altre cose. E in questo momento sto sviluppando un'iniziativa assieme a un gruppo di giovani che si chiama Y Revolution, collaborando con l'associazione Anima Impresa, con l'azienda NET e con l'azienda Cum Laude 21. L'iniziativa si chiama Ripuliamo la nostra città. Ciao, sono Matteo, ho 21 anni, sono un volontario della Protezione Civile da circa 2 anni. Perché hai iniziato e che cosa ti ha spinto? Ho iniziato perché ho visto uno spettacolo che è stato fatto dai ragazzi di Libera di Udine. Ho iniziato perché i miei genitori si sono conosciuti al DUM e quando ho avuto l'età minima richiesta hanno deciso che anch'io avrei dovuto far parte di questa associazione. Ho iniziato innanzitutto perché io amo i bambini, è una mia grande passione. E perché dei ragazzi della mia età mi avevano detto che quella è stata una bellissima esperienza per loro e quindi volevo anch'io fare questa esperienza. Ho iniziato perché conoscevo già il settore, dato che sia mia mamma che mia nonna lavorano in queste strutture da diversi anni. Ho iniziato perché per gioco inizialmente e perché mi piaceva l'idea di poter ricambiare il favore che era stato fatto a me, donandomi del tempo e donandolo io di conseguenza agli altri. Mi è sempre piaciuto aiutare gli altri e mi fa sentire bene dare, e mentre do qualcosa sento di ricevere altrettanto dalle persone. Ho iniziato da solo, ho contattato il referente della Protezione Civile, mi sono iscritto e non mi ha spinto nessuno, mi ha spinto solo la mia voglia di poter aiutare gli altri. Come ti ha cambiato il volontariato? Mi ha fatto scoprire l'importanza di piccoli gesti per persone, per cui quei piccoli gesti non sono per niente scontati. Mi ha cambiato perché sono sicuramente molto più cosciente di me stessa, della realtà che mi circonda, sia inteso come ambiente naturale che come ambiente sociale, e soprattutto mi rendo conto di quale impatto abbiano le mie azioni sulla realtà. Beh, mi ha cambiato perché adesso so sicuramente più cose di me, so che cosa mi piace, so cosa so fare, cosa invece non so fare, e perché comunque mi ha dato la possibilità di parlare, di conoscere con tantissime persone. Mi ha cambiato perché sento una gioia dentro di me ogni settimana quando vado a trovare le persone che ormai mi conoscono. Mi ha cambiato in meglio, credo. Perché diciamo che è un'esperienza che arricchisce la persona, qualsiasi tipo di volontariato sia. Il volontariato, soprattutto quello a contatto con le persone, mi ha insegnato tanto, perché il contatto con gli esseri umani arricchisce e in più penso che dopo tutto non siamo realmente separati, viviamo nell'illusione di esserlo, ma in realtà siamo tutti uniti. Mi è cambiato nel momento in cui sono riuscito a imparare tante cose nuove che non si insegnano a scuola, anche cose molto manuali. Pensi di poter fare la differenza? Magari non cambierò il mondo, però sicuramente la vita di queste persone sì. Sì. Ci diciamo sempre che una persona da sola non basta, più siamo meglio è. Sì, penso di poter fare la differenza, ovviamente soltanto nel mio paese, però alle famiglie, soprattutto ai bambini con cui interagisco, con cui rido ogni giorno,
semplicemente strappare un sorriso ai bambini e sapere che i genitori possono contare su di noi, secondo me è già molto. Penso di sì, perché per me è una gioia vedere il sorriso che le altre persone mi restituiscono rispetto alla mia presenza. Beh, lo spero. Credo che, insomma, nel mio piccolo, di poter fare qualcosa di grande per gli altri. Assolutamente sì. Lo spero. Ok. Finita. Poi, no, abbiamo...